ricordato una cosa, tutte queste artiste hanno di scorpionico veramente qualche cosa significante, che è l'innovazione, vediamo in che modo la trasformazione rivela, il mistero che deve rimanere sempre un po' mistero, non si può svelare mai completamente. Io sono nata in Calabria, sono già figlia di un artista insegnante all'università, mio padre, quindi fin da bambina ho avuto l'esperienza sia in tutti i campi artistici, fotografia, pittura, e quindi per me è stato palese essere, nascere in una famiglia così, essere a contatto con l'arte fin da piccola e anche con la spiritualità, con l'esoterismo, perché mio padre è della Vergine ma c'ha l'ascendente Scorpione e quindi mi ha trasmesso tanto di se stesso. Ho portato un'amica di Samotrace, scusate, perché è il simbolo della donna, della bellezza, della libertà, abbiamo e anche dell'arte. Quindi quella l'ho fatta con pochi secondi, un po' di colore, e l'ho fatta proprio un oggetto. È quasi un espressionismo, qualcosa che avevo dentro e l'ho voluto tirare fuori. Di solito sono introspettiva nelle mie opere e sono un'artista eclettica, quindi da un giorno all'altro cambio stile, cambio Ragno, questo perché ho molte streghe intorno ultimamente. Guardando il suo sito, che l'ha indicato, ho visto pure che c'era una mostra o comunque di lavori attinenti a poesia e pittura. Che cosa hai fatto? Ho creato un gruppo di pittura poesia che ora è rimasto un attimo fermo, perché mi sono dedicata ultimamente a settembre in una mostra collettiva in Via del Corso per giovani e artisti meno giovani, però che hanno iniziato. Scusa, è pittura in poesia o è pittura e poesia insieme? Tutte e due. Si intitola Tutto il resto è gioia, ma invece di tutto il resto è noia, tutto il resto è gioia. Bellissimo. La pittura è gioia, l'arte è gioia, ci deve divertire. Il contrario della noia. E anche la poesia è gioia, perché cerchiamo sempre, nella nostra poesia ci esprimiamo e cerchiamo sempre quella speranza in un futuro, in qualcosa che si risolve, e sorrisiamo i nostri problemi nello sfogo del sentimento. Quindi è un vulcano di idee, la trasformazione scorpionica, il mistero, sì, mi dico, l'eclettica. È proprio in pieno segno, lei è proprio in pieno segno. L'abbiamo presa proprio come emblema noi all'inizio. Beh, anche poi tutto il rapporto con lo spirituale, col simbolo, con una cosa proprio la sintesi anche, diciamo, scorpionica. Cioè, non è un segno che si perde in minuzie, ecco. E poi la Nike è la vittoria. Quindi. Appunto, quindi quello che vi ho detto io, per forza dovete fare un compleanno bellissimo. Poi l'altro quadro che vedete laggiù è un quadro, la bambina e la fanciulla, l'adolescente si intitola. Quella bambina veniva al corso di pittura da me e aveva una mamma artista che è morta precocemente, purtroppo, un tumore. E questa bambina mi raccontava della mamma, dei primi anni della vita, perché è morta molto presto, quindi che ancora dipingeva. E faceva dei lavori proprio per dei restauri nelle chiese, era molto brava. E in quel quadro voglio esprimere sia l'adolescenza della bambina, che precoce, quella sua vanità con quella sciarpa rossa, però nello sguardo si perde in un futuro che è incerto, quindi è anche spaventata. E vedete lo sfondo scuro che rappresenta la drammaticità della scena del mondo dove si trova. Poi ogni critico ha detto qualcosa di diverso e risale al 2018. Comunque lo vedo proprio con degli elementi scorpioni. Sì, per vari colori, anche quasi medianico è quel quadro. Sì. Poi abbiamo quella donna col cappello che rappresenta un po'
la maschera che piange, ma dentro di sé non è detto che pianga, è un artista, ma potrebbe essere me stessa, ma potrebbe essere anche la mia amica, potrebbe essere anche Claudia, un ruolo. Claudia Mancinotti, non lo so. Io ce l'ho vista Claudia, sai? Ti devo dire che Claudia ce l'ho conosciuta. Però quando ho dipinto il quadro la conoscevo da pochissimo, quindi forse inconsciamente... Ah, un'altra cosa importante che io quando dipingo predico anche il futuro nei dipinti, è una cosa che non me ne ero mai accorta. Mi è successo. Posso chiedere, dipingi in silenzio o con della musica? Dipende, quel quadro lì, quello con la musica, dipende, non sempre. Però ultimamente farò delle performance, vabbè, lo volevo dire all'ultimo, farò una mostra il 6 novembre in via del Corso, dove vi faccio vedere la locandina che ho portato qui. Perché le donne romane, io mi sono immedesimata un po' nelle donne romane, perché avevano un ruolo nella società. Romane antiche. Sì, ed etrusche anche. Rispetto a quelle greche, le greche rimanevano un po' nascoste. Invece le donne romane avevano una loro autorità, erano più considerate nella società. Anche quelle etrusche, sì. E poi vabbè, io vengo da Vibo Valentia, dove io scavavo e trovavo i resti romani vicino a casa mia fin da bambina. E lì Vibo Valentia era una città importantissima dell'impero romano, perché era piena di commercio e poi coniava moneta a sé, ed era una città fiorente perché era costruita in un posto strategico. Questi quadri rispetto a quelli che faccio di solito, perché sono delle tele con sopra dei tessuti. Sì, però io però ho lavorato più sulla bidimensionalità, la tridimensionalità in un altro quadro che qui non c'è, giusto che c'è da qui, c'è un filo conduttore, perché sì, ho visto il fatto di chi vedrà la vostra riceverà in omaggio questa serigrafia autografata. Noi veniamo per quello, ore 18, 6 novembre, ore 18, via del Corso 528, fermata piazza del Dominio. Allora io, Donatella, volevo chiederti, riallacciandomi un po' a quello che ha detto anche Giancarlo, questa tua figura paterna, no? Che è molto collegata al mistero, hai parlato di morte, eccetera, e di sensitività. Qual è proprio il tuo rapporto con l'aldilà? Lo so che è un argomento pesante, però è anche vero che siamo in un momento di trasformazione, no? Periodo dei morti, tutto sommato, no? È un buon rapporto perché so che è un mondo esistente, è una conoscenza che in realtà l'aldilà sta pure qua, e quindi noi non lo vediamo, ma lo percepiamo. È un altro mondo parallelo. E poi lo uso anche come ancora quando abbiamo problemi gravi, come quando abbiamo avuto il Covid,
perché noi spirituali abbiamo una marcia in più, una difesa in più, sappiamo, guardiamo il mondo in un altro modo e riusciamo a sentire il respiro dell'universo nel nostro respiro e quindi non ci perdiamo d'animo. Infatti quello che ti volevo chiedere è proprio questo, cioè nel senso è fonte di ispirazione questo mondo, no? Parallelo. Sì, sì, anche certe volte anche inconsciamente. In quel quadro rosso, quella era una mattina che mi stavo facendo la doccia, e c'è il tempo che passa, in quella sveglia, il rossetto che rappresenta la femminilità, e c'è quella mela rossa che rappresenta la sensualità, poi c'è il pennello perché sono pittrice, il rasoio perché ogni tanto bisogna togliere i difetti, e quel cavallo blu è, è un autoritratto. Sì, è una mattina, però questo stesso quadro l'ha fatto Frida Kahlo, perché poi io non lo sapevo, forse l'avevo già visto. Sì, e l'ho ricordato. E lo faccio vedere a chi non l'ha visto. Se no, riesco a farlo. Sì. Allora, sì. Il cavallo blu è la fantasia, è proprio la fantasia che ti fa vedere un mondo anche quando sei nei guai, dici. Ma poi alla fine è bello pure vivere anche quando piangi in un funerale, magari è brutto perdere una persona, però fa bene piangere, fa bene perché dopo stai meglio e ti liberi di un peso. E così anche la fantasia nell'arte, anche quando sei nei guai e dici non vuoi accettare delle realtà, puoi dipingere nel quadro qualcosa e trovi quel piccolo scoglio dove rifugiarti, come quando sei dopo un naufragio. Trovi in un'isola e poi si ricomincia a vivere anche dopo cose che sono successe drammatiche nella vita, perché purtroppo ci bisogna navigare. Diciamo che a questo punto il quadro diventa uno specchio dove si riflette la propria interiorità e l'artista, diciamo che è una persona con la marcia in più, come dicevi tu, sì, che accede alle forze dell'universo. Riesce a trasmettere sul tema ciò che percepisce, che è trascendenza pura, sì, sì. E che in qualche modo per lui è un mistero da svelare. Allora, veramente grazie di tutte le cose belle che ci hai detto. Grazie a voi. Grazie per avermi ospitata qui. Grazie per essere venuta. È veramente un augurio di tutte le cose più belle che puoi desiderare.